Saranno 25 milioni di euro che la Ferretana percepirà a titolo di paracadute per la retrocessione in B. L'ammontare finale della somma è aumentato grazie alla retrocessione del Frosinone, che ha perso in casa con l'Udinese ed è stato scavalcato dai Ciulani e dall'Empoli Nicola, che ha approfittato delle scarse motivazioni della Roma per vincere nel recupero. 5 milioni in più per Iervolino, grazie anche all'ex allenatore Granata, esonerato nel febbraio 2023, quando aveva ormai perso il polso della situazione e sostituito da Paolo Sosa, che poi la scorsa estate, dopo aver denunciato la non adeguatezza del mercato, peste mordente e voglia, l'aspettò all'esonero. 5 milioni sono più o meno l'equivalente del costo del cartellino di Federico Bonazzoli, riportato in Granata da Iervolino a furor di popolo e di braccio al gelato, nonostante il parere contrario dell'allora appena insediatosi di Este De Santis, che spingeva per Mope e Dobic, tanto per fare due nomi. Bonazzoli non giocò moltissimo con Nicola e praticamente si mise ai margini col suo atteggiamento dopo l'avvento di Sosa, ed ora tornerà a Salerno dopo aver dato un suo contributo alla salvezza del Verona. È il calciatore che costa di più alla Ferretana insieme a Dia, il grande assente di questa stagione sciagurata con cui si è finita lo scontro davanti al collegio arbitrale della Lega. Certo, alcuni investimenti non sono stati ripagati, non hanno fruttato quelle plusvalenze che avrebbero sistemato il bilancio, ma nonostante il meno 23 per le operazioni di mercato, la Ferretana ha anche dei segni più da mettere in conto. Il 40% del paracadute sarà accreditato già in queste ore, con l'ultima rata dei diritti TV che complessivamente hanno garantito circa 30 milioni al club Granata, che ha messo in cassa anche un cospicuo apporto da abbonamenti e biglietti per le gare interne. Altri 5 milioni sono stati assicurati dalle cessioni di Mazzocchi e Boina a gennaio, cui presto potrebbero aggiungersi quelle di Ciona e Daniuk, il primo preso a zero la scorsa estate da De Santis ed il secondo costato poco più di 4 milioni nell'estate 2022. Al netto della percentuale che dovrà essere corrisposta al Rennes per la vendita di Ciona, la Ferretana farà una bella plusvalenza per un calciatore costato 0 euro e metterà da parte circa 6 milioni per il più che probabile riscatto di Daniuk da parte del Salisburgo. Pirola, Koulibaly, Bradley e Cecchetto non sono già delle richieste, dunque dal mercato in uscita arriverà un buon gruzzoletto. Il problema è rappresentato dai vari Michel, Bonazzoli, Sepe, Valencia, Sini, che hanno ingaggiato in un mercato al momento tutto da esplorare, così come Lovato, che non ha convinto il Torino e sarà restituito senza tanti complimenti. A fine agosto poi arriverà la seconda e più corposa rata del paracadute. È chiaro che la Ferretana abbia da pagare gli stipendi ai propri tesserati dipendenti, ma anche altre società hanno gli stessi obblighi. Per quanto riguarda i tesserati, il monte ingaggi potrebbe scendere drasticamente con gli addii di Fazio, Candreva, Manolas, Boateng, Ochoa, Costi, Zanoli, Basic, Weisman, Gomi, Vignato, Pierozzi, Martegani, oltre a quelli che hanno mercato e sono in odore di cessione. Se arriverà un valido direttore sportivo in tempi non biblici, magari si riuscirà a sistemare anche qualche altra situazione spinosa. Iervolino aspetta le offerte vincolanti, vorrebbe passare la mano, ma deve per ora tenere aperte tutte le porte, compresa quella della sua permanenza, magari in posizione defilata. Ha sondato Sogliano ed ha parlato con Angelozzi, entrambi chiedono garanzie in termini di operatività e chiarezza su programmi e budget. Ieri intanto il presidente del Frosinone Stirpe si è presentato davanti ai microfoni per prendersi tutte le colpe della retrocessione dei sociali, una lezione di stile che dovrebbe far meditare chi da tempo si è eclissato ed ha ritenuto di non dover dare delucidazioni alla piazza sul futuro della Salernitana.